carta, tra quelle davanti avevate l'impegno più facile. Le chiedo cosa è mancato a questo Milan per rendere felici questi 70.000 spettatori quasi che stasera vi hanno spinto fino alla fine, ma non è bastato. Beh, credo che sia abbastanza evidente cosa ci è mancato. Ci è mancato il gol. Ci è mancato il gol perché la squadra ha fatto di tutto per fare la partita, ha giocato, ha lottato, ha giocato con intensità, ha creato tante situazioni, ha calciato in porta tantissime volte. Purtroppo non è stata la serata migliore negli ultimi 20 metri, che poi è la zona di campo che decide la partita. Poi sulla facilità dell'impegno non sono per niente d'accordo, perché tutte le squadre si giocano tanto e le partite vanno lottate, vanno combattute come abbiamo fatto noi. Purtroppo stasera non siamo riusciti a segnare, questo è stato il nostro errore. Pier. Assolutamente. La pressione è un tema oppure è semplicemente una boutade giornalistica? Stasera c'era un pubblico fantastico, c'era il 100%, c'era una grande aspettativa, giocavate dopo tutti lunedì sera. È un elemento che un allenatore che deve stare attento a ogni singolo dettaglio deve tenere in considerazione in questi giorni, visto che il Milan è in testa alla classifica. Certo, si sta sempre attento a tutto, però devo dire che la squadra ha preparato bene la partita, l'ha affrontato bene mentalmente, l'ha affrontata col giusto spirito, con la giusta attenzione, con concentrazione. Non siamo stati né troppo ansiosi né presuntuosi. Abbiamo giocato una partita seria, vera. Dopo è chiaro che con l'andare dei minuti, dopo magari un po' di lucidità l'hai persa, un po' più di frenesia è venuta fuori, ma non sicuramente perché abbiamo sentito la pressione o perché abbiamo giocato per ultimi. C'è già successo, credo che la squadra sia molto migliorata su queste situazioni, sia molto più consapevole del momento, sia molto più matura, e i tifosi sono stati fantastici perché ci hanno aiutato dal primo al 98esimo minuto e anche a fine partita, quindi assolutamente solamente un fattore positivo e non un fattore che ci può condizionare in negativo. Riccardo Montolivo e quei tifosi li conosce molto bene. Mister, buonasera. Penso buonasera. Anch'io che la prestazione la squadra l'abbia fatta per intensità, per generosità, è mancata soltanto un po' di precisione nel concretizzare quello che la squadra ha creato. Com'era, quello che volevo chiederti era com'era l'umore dei ragazzi nello spogliatoio? Era più la delusione di aver perso magari questa occasione o era più la fiducia di comunque aver fatto una buona gara? Perché penso che dal punto di vista fisico la squadra abbia dato risposte importanti. Ma tu sei stato un giocatore importante, capisci benissimo queste situazioni. È chiaro che appena finita la partita c'è più l'attenzione sul risultato della partita che hai appena disputato, quindi è chiaro che volevamo vincere per la nostra classifica, per l'ambiente, per i tifosi. È chiaro che delusione c'è, ma domani mattina si riparterà col solito equilibrio, con la solita convinzione, con la solita fiducia, perché la squadra sta dimostrando di avere fiducia nel proprio modo di giocare, sta dimostrando di avere fiducia nelle proprie caratteristiche, deve assolutamente continuare così. Poi, come sempre abbiamo fatto, cercheremo di sviluppare bene, di analizzare bene questa gara per cercare di fare meglio già dalla prossima, molto difficile a Torino. Mister, lei è un grande stratega, un grande regista, ma c'è un grande regista che è la storia del cinema italiano, che è Pupi Avati, che ha un cuore rossonero. Vorrei che la salutasse e magari gli facesse una domanda. Pupi, il tuo allenatore. Non è felicissimo stasera. Molto piacere. Io ho 83 anni e non sono ancora diventato omosessuale, quindi quello che le dirò la deve tranquillizzare. Sono eterosessuale. Vabbè, ognuno fa malgrado quello. Malgrado ciò sono innamorato di lei in tutti i sensi. Non solo in senso calcistico, anche in senso proprio fisico. Lei mi piace proprio molto, mi piace molto come si veste, mi piace molto come si esprime, mi piace molto come si rivolge ai suoi calciatori, mi piace come si esprime nelle conferenze stampa, mi piace persino il fatto che sia calvo, cosa che in genere non ho mai saputo tanto apprezzare. Quindi mi rallegro molto. La ringrazio, troppi complimenti. Grazie davvero. Allora, viene in mente uno slogan che il direttore Enrico Mentana conosce sicuramente molto bene, che mi è capitato anche di citare, che è una forza tranquilla, che è il vecchio slogan di François Mitterrand, che vinse le elezioni con questo apparente ossimoro. È un po' questa l'idea. Guardi al Ciato che cosa ha chiesto a Kakà a proposito del suo stile di allenamento e di management paragonato a quello di Carlo Ancelotti, altro grande allenatore del Milan. Sentiamo. Pioli per me sta facendo benissimo, molto bravo, intelligente, riesce
bene a gestire la squadra, i giocatori. Io so che si possono cambiare, so che ci sono dei momenti che non si trova l'accordo tra l'allenatore, il giocatore, la società, però io preferisco sempre in questo lungo termine di stare lì, di provare, di cercare. Si vede che uno è bravo, che sta lavorando bene, secondo me deve mantenere, perché poi il calcio, sappiamo, vince una squadra, 20 squadre, vince una. Un bel endorsement, eh? Sì. Detto da certi personaggi come Pupi Avati, come Kakà, insomma, chiaramente sono complimenti che fanno molto piacere, ma noi siamo un team molto unito. E quando il lavoro è positivo significa che tutte le componenti, primis il club, lo staff, i giocatori, l'ambiente, stiamo sicuramente lavorando bene. Poi è chiaro che non ci tiriamo indietro e vogliamo cercare di arrivare fino alla fine, perché questa è una bellissima lotta, è un onore per noi essere qui in questo momento, è un piacere anche, deve essere un piacere, perché quasi tre anni fa eravamo in tutt'altra posizione, abbiamo lavorato tanto per essere qua, lo volevamo, adesso cercheremo di farlo bene fino alla fine. Stasera centesima sulla panchina del Milan, premio dell'allenatore del mese di marzo. Mentana vuole chiudere con un momento da derby. Lei, fra l'altro, Mentana ha una famiglia divisa, insomma, suo fratello è rossonero, pure parecchio. Pure parecchio. Vabbè, ma anche Pioli, anche Pioli dovrebbe essere diviso da questo punto di vista, lui stesso. No. Però, assolutamente no. Stavo assolutamente scherzando, ma poi Pioli lo sanno, forse lo sanno, però io sono sempre stato un estimatore, quindi non mi voglio unire al coro, perché ormai sembra che gli abbiano dato il Nobel per la pace, perché ogni intervento aggiunge qualcosa al ritratto equestre di Pioli. Io gli auguro veramente di essere fino alla fine competitivo, poi vinca il migliore in questa sfida scudetto. Non voglio fare il tifoso con la bandiera in mano, però credo che i Pioli facciano bene al calcio italiano, veramente, perché c'è una signorilità che ha sempre avuto nelle squadre che ha girato e ha sempre lasciato un grande ricordo tra i tifosi. Poi non so, i presidenti, è un altro discorso, tra i tifosi ha sempre lasciato un grande ricordo e anche qualche rimpianto e qualche nostalgia. Io penso che il Milan abbia dimostrato cose grosse quest'anno, cose importanti, per la verità anche il Napoli, quindi sono lieto che l'Inter, per la quale faccio il tifo, abbia da sfidare queste due squadre in una grande volata. Certo, è un campionato in cui si può dire che tutte hanno perso punti in maniera abbastanza strana, imprevista, anche qui con qualche recriminazione, eccetera. Però questo rende bellissima la volata finale. Chi ha più attributi, si diceva una volta, e chi ha più filo da tessere può vincere. Ma io, se fossi, visto che faccio giornalista oltre che tifo, da giornalista dico, io non ho la minima idea di chi possa vincere il campionato. Quindi tutti Pioli, lei ce l'ha un'idea su chi vincerà il campionato? Non lo dica, però, non lo dica, nel caso non lo dica. Ce l'ha un'idea? Credo... ho stato... All'inizio ho sempre detto che sarebbe stato un campionato equilibrato anche per lo scudetto quest'anno, è così, è bellissimo, e credo che ci sono adesso più tre squadre di quattro, tre squadre che lotteranno fino alla fine. Grazie mister, vediamo i numeri delle sue 100 panchine. Grazie. Buona serata.